Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa. Conoscerti per tutti, mio Signore, mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dammi il regno del Fiat Supremo, mio Dio, ti do nel mio volere. Dal Libro di Cielo, volume 7, 11 settembre 1906. Trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccia, in mezzo a tanta gente. E lui mi ha detto: figlia mia, tutte le mie opere, parole, tutte le opere, parole e pensieri delle creature dovrebbero essere suggellate con l'impronta Ad gloriam Dei, Ad gloriam Dei. E tutto ciò che non è suggellato da questa impronta resta oscurato e come sepolto in tenebre, macchiato al più di nessun valore, sicché la creatura non fa altro che cacciare da se stessa che tenebre e cose abominevoli. Perché la creatura, non operando per la gloria di Dio, sfugge dal fine per cui è stata creata, resta come sperduta da Dio e lasciata sola a se stessa. E solo Dio è luce, e per Dio le azioni umane acquistano valore. Ora, che meraviglia che la creatura, non operando per la gloria di Dio, resta sepolta nelle sue stesse tenebre, e non acquista niente dalle sue fatiche, anzi, si carica di gravi debiti. Con nostra grande amarezza guardavamo tutta quella gente come sepolta in tenebre, onde io, per distrarre da quella amarezza il benedetto Gesù, me lo stringevo e baciavo e gli dicevo, quasi volendo scherzare con lui: dite insieme con me, do tale potenza alla preghiera di quest'anima da concederle ciò che mi domanda.
E lui non mi dava retta, ed io volendolo costringere a dire insieme con me, replicavo i baci, gli abbracci, gli ripetevo, dite insieme con me le stesse parole dette di sopra. Ho fatto tanto che mi pareva che egli le abbia dette, e mi sono trovato in me stessa, meravigliandomi della mia arditezza e pazzia, e mi vergognavo di me stessa. Capitolo 42, 12 settembre 1906. Stavo pensando sul mio stato, che ora tutto pare pace, amore, che niente mi turba, che tutto è buono, niente è peccato. Dicevo fra me stessa: che sarà se nel punto della mia morte si muterà la scena e vedrò il rovescio di questo? Cioè che tutte le cose mi turberanno e tutto ciò che ho fatto sarà stata una catena di mali. Mentre ciò pensavo, mi ha detto: figlia mia, pare che ti vuoi turbare per forza e togliermi il continuo riposo in te. Credi tu che cosa tua la pazienza, la costanza, la pace di questo tuo stato? Oppure frutto e grazia di chi abita in te? Solo io possiedo questi doni. E dalla costanza, pace e pazienza puoi conoscere chi è che opera in te. Perché quando la natura o il demonio, l'anima si sente dominata da continui cambiamenti, sicché ora si sente di un umore, ora di un altro, ora tutta pazienza, ora tutta stizzosa. Insomma, la poverina è sbattuta come una canna da un vento gagliardo. Ah, figlia mia, dove non c'è Dio non vi può essere né fermezza né vero bene. Perciò non voler più turbare il mio ed il tuo riposo, ed invece sii più riconoscente. Capitolo 43, 14 settembre 1906. Questa mattina mi trovavo fuori di me stessa e vedevo il bambino Gesù dentro uno specchio tersissimo e grandissimo, in modo che da qualunque parte mi mettevo lo potevo vedere benissimo. Io gli facevo cenno con la mano che venisse da me, e Gesù mi faceva cenno che andassi da lui. In questo mentre vedevo persone devote e sacerdoti come se si mettessero in mezzo tra me e lui e parlavano di me. Io non ci badavo loro, la mia mira era il dolce Gesù. Ma lui è uscito tutto frettoloso da dentro lo specchio e voleva battere quelli che sparlavano, dicendo loro: nessuno che me la tocchi, perché toccando chi mi ama mi sento più offeso che se toccasse me direttamente. E vi farò vedere come so prendere difesa di chi tutta a me si dona e della loro innocenza. E con un braccio stringeva me e con l'altro minacciava quelli. Io, che niente mi premeva che dicessero male di me, solo mi dispiacevo che lui li voleva abbattere, gli ho detto: dolce vita mia, non voglio che per causa mia soffra nessuno, e da questo conoscerò che mi amate, se vi calmate per loro e non li battete, altrimenti resterò scontenta. Così pare che si è calmato e mi ha tirato da mezzo a quella gente, conducendomi in me stessa. E continuando a vederlo, non più bambino ma crocifisso, gli ho detto: adorabile mio bene, se quando soffriste la crocifissione tutte le anime tenevano posto nella vostra umanità, il mio posto in quale punto si trovava? E lui: figlia mia, il posto delle anime amanti era nel mio cuore. Tu poi, oltre di tenerti nel cuore, dovendo coadiuvare alla redenzione con lo stato di vittima, ti tenevo in tutte le mie membra come in aiuto e sollievo. Bene. Indicazioni come sempre molto profonde, interessanti per la nostra vita interiore, cominciando dal primo capitolo, ecco, troviamo esemplificato da Gesù il principio generale, ecco, della vita morale, della vita ascetica e spirituale, più in particolare, che è l'operare per la gloria di Dio, il motto di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, era proprio ad maiorem Dei gloriam, cioè ogni cosa che si fa sia ad una più grande gloria di Dio.
Questa è una meditazione per cui non vorrei fare troppa teoria, solo una piccola cosa, ecco, per comprendere che significa questo termine, no? Cioè, la gloria di Dio si distingue in teologia in intrinseca ed estrinseca, oppure essenziale o accidentale, come uno preferisce. La gloria intrinseca o essenziale di Dio è ciò che Lui ha in quanto Dio. Questa non è soggetta al minimo mutamento, non può né crescere né diminuire. Perché la gloria di Dio è infinita, Dio è infinitamente glorioso in se stesso. La gloria accidentale estrinseca di Dio è quella però che gli tributano le creature, cioè è quella che riceve dal fatto che le creature, riconoscendo la gloria di Dio, lo servono. E lo amano con tutto se stessi. E questa certamente è soggetta a variazioni perché cresce o decresce a seconda di come e quanto le creature agiscono con questa rettitudine di intenzione, cioè fare tutto per lui e per amore suo. Questo significa agire per la sua gloria. Ecco perché tante volte Gesù, durante gli scritti, continua sempre a dire: attenzione. Perché fai questa cosa? Per chi fai questa cosa? Questo tante volte abbiamo meditato essere un punto assolutamente essenziale. Perché se non si agisce per questo fine, come Gesù spiega, ecco che cosa succede. Si resta oscurati, sepolti nelle tenebre, macchiati o quantomeno le opere che si fanno non hanno nessun valore. D'accordo? Fossero anche le più sante. Supponiamo che Dio non voglia un prete, come dire, celebra la messa facendo lo show, ecco, d'accordo? Non quindi dando gloria a Dio, ma facendo lo show, d'accordo? La prima donna, insomma, durante la messa. È chiaro che quella messa rimane sempre messa, la messa è valida e intrinsecamente, diciamo così, in quanto messa, quella dà gloria a Dio, ma evidentemente l'opera di quel sacerdote. La messa in quanto celebrazione di un siffatto sacerdote non soltanto che non avrebbe più nessun valore, ma irriterebbe fortemente, insomma, nostro Signore. Perché la messa, da un punto di vista soggettivo, come ricordava spesso il buon Papa Emerito Benedetto, deve essere celebrata con amore, con devozione e con quella che si chiama l'ars celebrandi, quindi con tutto quanto rispetto e dovuto, insomma, al Signore. E non, insomma, no? Quindi anche con l'osservanza attenta dei vari momenti che Papa Francesco, insomma, ecco, ha dato delle buone indicazioni, soprattutto circa la brevità ed essenzialità dell'omelia, che è una cosa molto molto importante, un'omelia breve ed essenziale, ben preparata, che dia uno o due messaggi forti, arriva molto di più che non parolai interminabili di 20, 30, addirittura 40 minuti, insomma, a volte, no? Questo, beh, non volevo parlare di questo, però è un po' una personalizzazione forse indebita della meditazione, insomma, no? Perché sono un sacerdote. Però questo vale per tutte le cose, cioè, quindi le cose vanno fatte bene, sia in se stesse, e poi vedremo, no? Ne parla bene nel secondo paragrafetto. Di quando una cosa possiamo pensare che sia fatta bene, ma deve essere fatta per la gloria di Dio. Gesù dà ulteriori spiegazioni. La creatura che non agisce in questo modo non fa altro che cacciare da se stessa tenebre e cose abominevoli. È terribile. Cioè, con queste parole Gesù sta, come dire, spiegando che quando si agisce per volontà umana o per fini umani, anche quando non si facesse qualche cosa di intrinsecamente peccaminoso, si cacciano fuori tenebre, d'accordo? Non c'è la luce nel nostro operare. E spiega perché? Perché la creatura, non operando per la gloria di Dio, sfugge dal fine per cui è stata creata. Perché siamo stati creati? Purtroppo oggi è stato messo in cantina, a mio avviso, sempre troppo frettolosamente, il Catechismo di San Pio X, che in uno dei primissimi numeri diceva: Dio
Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro. Agire per la gloria di Dio, per esempio, dedicare tempo a conoscere Dio, è certamente dargli gloria, perché Dio vuole che noi lo conosciamo, a partire dal dono della fede che abbiamo ricevuto come dote il giorno del battesimo insieme ad altre virtù teologali, dobbiamo sviluppare e crescere nella conoscenza di Dio. Non farlo e togliere a Dio la gloria che gli è dovuta, perché tu non ti occupi della cosa più importante che esista, non ti occupi di colui che ti ha creato e di colui al quale tendi intrinsecamente, perché noi lì andremo a finire al cospetto di Dio, a rendere conto di quello che abbiamo fatto con la nostra anima. Su questo non ci piove, insomma. Dio ti ha creato anche per amarlo, cioè per riconoscere e accogliere innanzitutto il suo amore e ricambiarlo, come la vita nella divina volontà, che sappiamo essere vita tutta di amore, ci insegna. E ti ha creato per servirlo, non con spirito di servo o di schiavo inteso in senso negativo, ecco, ma con slancio, con dedizione filiale, quindi con lo zelo di compiere tante buone opere per la sua gloria, moltiplicare tutto il bene che possiamo fare, tutta la carità che possiamo fare, tutti i servizi che possiamo rendere al prossimo, e tutte le cose belle che possiamo fare per nostro Signore, per Lui, per la Chiesa, per la conversione delle persone, per le anime del purgatorio, per chi non conosce ancora l'amore di Dio, per chi soffre, per chi è povero, per chi è malato, voglia, insomma, no? Ecco la vita di un figlio di Dio, insomma, no? Che è una vita bellissima. E ecco, quando questo non c'è, è tutto brutto. E dice Luisa che insieme con Gesù vedere questo spettacolo, ecco, di produttori di tenebre, quindi sepolti nelle tenebre, dava grande amarezza a Gesù. E poi qui c'è un'uscita, una delle cose un po' tipiche di Luisa, no? Che i santi sono un po' pazzerielli, un po' arditi, si possono permettere, insomma, dei lussi. Questa è una cosa molto bella, insomma, no? Che ci fa molto sorridere di gioia e di stupore, no? Quindi, perché quando si diventa familiari di Dio, abbiamo visto tante volte negli scritti, Gesù scherza, e delle volte, insomma, dentro sempre una logica di amore, no? Qui non c'è nessuna mancanza di riverenza che fa Luisa, però si possono prendere delle licenze audaci, ecco, ardite, come le chiama lei stessa, no? Dice, data la potenza alla preghiera di quest'anima, voglio concedere ciò che mi domanda, e, ecco, e ciò che sicuramente Luisa domandava era che tutte quelle tenebre fossero trasformate in luce, o che Gesù, insomma, non guardasse a tutto quello, ma guardasse soltanto il suo amore, no? Cose di questo genere, insieme alle solite, qui, ecco, liete intimità, che è sempre molto bello contemplare, ecco, tra l'anima e il suo creatore, gli abbracci, i baci, eccetera, no? Bene. Poi abbiamo Luisa che, ecco, sembra che si voglia autotormentare, insomma, perché percepisce gli effetti della vita soprannaturale in sé, bellissimi, dice, mi pare tutto pace, tutto amore, niente mi turba, tutto è buono e niente è peccato, e secondo un pensiero un po' balordo, no? Un pensiero di tentazione, dice, ma non è che poi quando moro vado a scoprire che questa è tutta un'illusione e che è tutto il contrario. E Gesù la dolcemente riprende, dice, sembra che ti vuoi turbare per forza, attenzione, togliermi il mio continuo riposo in te. Interessante vedere come Gesù riposa nelle anime che vivono in questa sua profonda amicizia, no? E Gesù la invita a fare sempre dei buoni discernimenti, cioè è cosa tua la pazienza, la costanza, la pace di questo tuo stato, oppure frutto e grazia di chi abita in te, gli dà un criterio di discernimento, no? Solo io, dice, possiedo questi doni.
E dalla costanza, pace e pazienza, c'è questo trittico, no? Costanza, pace e pazienza. Neanche parla dell'amore qui Gesù, no? Costanza, pace e pazienza. Perché? Perché sono virtù facilissimamente messe in crisi, no? Poi lo spiega. La costanza è una virtù importantissima, l'abbiamo vista tante volte, tanto è vero che il Salmo 119 spara, ecco, una sentenza molto forte, ecco, detesto gli animi incostanti, no? E la pazienza è la stessa cosa. La piccola Giacinta di Fatima diceva che la pazienza ci porta in cielo, quindi mantenere l'avversità tranquilla, cioè riconoscere in tutte le avversità, ma anche in quelle più piccole, cioè perché noi purtroppo a volte durante la vita quotidiana, quando ci immergiamo insomma nella nostra occupazione, perdiamo la bussola e non ci ricordiamo che pur un bicchiere che ti casca per terra, lì c'è la divina volontà, ecco, che vuole vederti che ti cade per terra il bicchiere, come se niente fosse, raccogli i cocci e butti al secchio e continui a fare quello che stai a fare prima senza nessun problema, cioè quel bicchiere è cascato perché Dio vuole che tu esercitassi quell'atto di pazienza, quell'atto di pazienza. Non è solo accrescimento della tua virtù, ma è anche gloria di Dio ed è anche salvezza delle anime, che noi non ci pensiamo. Perché? Per quell'atto di pazienza, sai che fa nostro Signore per il principio della comunione dei santi? È che a un iracondo, che magari sta bestemmiando in quel momento, gli manda un richiamo nella coscienza e lo fa pentire dell'atto di ira e della bestemmia che ha detto, lo manda a confessarsi. Sono cose che noi non vediamo, ma sono cose che certamente accadono. Quindi bisogna, per questo che è importante mantenere la connessione, cioè noi non dobbiamo, cioè se uno vuole vivere in comunione con Dio e nella divina volontà non deve mai, dobbiamo sempre occuparci sollecitamente delle cose del momento presente, cioè se sto lavorando, sto lavorando, non mi posso mettere a fare il rosario mistico mentre sto lavorando, perché sto lavorando, però sto lavorando con Gesù, per Gesù, in Gesù. Questo deve sempre rimanere nel nostro cuore, se no seminiamo tenebre, torniamo al discorso di prima, perché perdiamo il valore delle cose che facciamo, mentre davanti a Dio anche il famoso punto d'ago della Madonna c'è un valore infinito quando è fatto come si deve fare, sappiamo al contrario che anche le opere più grandi, anche quelle più sante, quando sono fatte malamente davanti a Dio non solo che non valgono niente, ma producono tenebra. Quindi la costanza, la pazienza e poi la pace. La pace nostra deve essere assolutamente imperturbabile, non messa in crisi da nulla, d'accordo? Qui dobbiamo fare attenzione anche a quando, per esempio, essendo sempre molto concreti, come ci ricorda sempre il buon Papa Francesco, cioè, vedo il telegiornale, sì, il telegiornale si può vedere, anzi è doveroso vederlo, ma io vedo il telegiornale, rimango calmo e tranquillo, cioè non mi devo far venire l'angoscia per le cose che sento al telegiornale o perdere la pace, per dire, no? No? Vedo il telegiornale, ascolto, ecco, le cose meno, come dire, meno edificanti, che sono la maggioranza, le trasformo in preghiera, non perdo la pace però, d'accordo? Non perdo la pace se c'è qualche contrarietà, non perdo la pace se qualche mio progetto non si può realizzare, se c'è qualcosa che non va secondo quello che desidero. Anche se fosse una cosa santa, eccetera. Ecco, e qui Gesù spiega: se tu c'hai queste reazioni, come sempre, vuol dire che io sto riposando in te, quindi vuol dire, fuori per andare più a fondo, che ci stai lavorando bene, ti stai muovendo bene, perché questo dipende anche da noi, no? Non dipende, dice, ma se c'è Gesù succede questo, ah, se Gesù non c'è questo non succede, quindi non è colpa mia perché non c'è Gesù, no, non c'è Gesù perché non ce lo fai regnare tu nel tuo cuore, perché Gesù vuole essere dappertutto. Allora lui spiega, quando la natura o il demonio, l'anima si sente dominata da continui cambiamenti, la mutevolezza, l'instabilità, l'incostanza sono proprio spie di un'anima che deve lavorare su se stessa, perché ora si sente di un umore, ora di un altro. Ora tutta pazienza, ora tutta stizzosa, esperienze accumulate dai tempi in cui ero molto inesperto, un giovane prete, uno che
tornata a pellegrinaggio, tutto gasato, capito? 200 rosari al giorno, messa, gli durava una settimana e poi, tu te pensai, vedendo quelle cose, diciamo, questo è diventato santo, eccetera, eccetera. Cioè, c'è sempre la prova del tempo. La prova del tempo, perché l'incostanza, la volubilità sono radicate, quindi quando una cosa è vera sfugge a queste cose. Gesù dice: dove non c'è Dio non ci può essere fermezza né vero bene. Quindi dove c'è Dio c'è fermezza e vero bene. Questo è bene ricordarlo. Ultime due suggestioni da quest'ultimo paragrafetto, questo un po' personalizzato, ecco, un po', molto, un po' intimo di Luisa, però ecco, noi dobbiamo sempre pensare che le cose che fa scrivere Gesù a Luisa, anche quelle intime, non le fa scrivere, cioè, figuriamoci la riservatezza. E il segreto è uno dei valori più importanti, insomma, agli occhi di Dio, no? Ne abbiamo parlato anche in più di qualche meditazione. Quindi per lei era molto penoso scrivere queste cose per obbedienza, ma Gesù si serve anche delle esperienze particolari e peculiari di quest'anima per dare degli insegnamenti. Qui c'è stato il primo insegnamento, ecco, che chi parla male delle anime di Dio. E attenzione, in questa vita non è così facile discernere quali sono le anime care a Dio. Questo è tutto da dimostrare che sia così facile, perché molte anime care a Dio, per tanti motivi, o per permissioni divine, o per tante questioni, in certi periodi della loro esistenza, o a volte anche in periodi prolungati della loro esistenza, possono apparire agli occhi degli uomini come il contrario di quello che sono. Luisa poteva apparire come una povera donnetta presuntuosa, o come una povera ignorante, insomma, come una che si mette a giocare a fare la santa e non lo è, insomma, no? Ci sono tanti casi eclatanti anche nella storia della Chiesa in cui Dio ha permesso, insomma, che certe cose venissero, ma che gli uomini hanno scambiato veramente lucciole per lanterne, insomma, no? Allora, qui la cosa migliore, a mio modestissimo avviso, è mettere in pratica un bel proverbio popolare che si chiama "un bel tacer non fu mai scritto", nel senso che meno si chiacchiera e meglio è, specialmente quando appaiono situazioni un pochino, lasciamo, cioè non è necessario giudicare tutto e tutti. E né prendere posizione, tantomeno poi andarle a esternare, insomma, con facili sparlamenti e chiacchiere, insomma, perché poi il nostro Signore, qui gli ha dovuto tenere le mani Luisa, cioè, qui quello che ci dice è che queste cose Gesù non le gradisce. Toccando chi mi ama mi sento più offeso che se toccasse me direttamente. Tu che ne sai se quell'anima ama il Signore? Dio può tranquillamente permettere, questa la storia della Chiesa è piena, d'accordo, che un'anima amante magari possa fare anche delle cose, ma le fa con buone intenzioni, che magari non sono così perfette agli occhi di Dio, ma le fa mosse dal suo amore. Ora, noi l'interno delle persone non lo possiamo conoscere, ecco perché Gesù dice sempre di non giudicare, cioè. Lui può permettere che, ma per esempio, insomma, ci sono anche, adesso non voglio fare nomi, però ci sono dei casi eclatanti, insomma, di santi canonizzati, a volte che hanno anche commesso oggettivamente delle sciocchezze, quindi magari pensando di fare bene in qualche scelta di governo, pensiamo ai fondatori di ordini religiosi, insomma, ai vescovi, ai papi. Non è un problema che, per esempio, un papa che diventa santo, magari se uno va a vedere il suo pontificato, vede che qualche scelta, insomma, magari è oggettivamente discutibile. Ma questo non significa nulla, perché se tu non ci stai dentro il cuore di quell'uomo, se quell'uomo sinceramente, dopo un discernimento, pensava che quella cosa fosse opportuna e fosse per la gloria di Dio, trattandosi di una cosa non certa, anche se non era la cosa migliore da farsi,
Quell'azione davanti a Dio è comunque un'azione che gli è stata gradita perché lui ha agito in buona fede, per amore, d'accordo? E quindi non bisogna sparare a zero, diciamo, questo ha fatto questa stupidaggine, è impossibile che sia stato canonizzato. Chi l'ha detto questo qui? Chi lo dice? Noi vediamo qui in questi scritti quanto è importante anche l'interno, no? È capace, magari uno, tu vedi, torniamo all'esempio che abbiamo fatto, che bella messa, no? E magari quello sta celebrando la messa, magari senza fare strafalcioni esteriori, anche in maniera, come dire, perfetta da un punto di vista, come dire, dell'osservanza delle norme liturgiche, eccetera, eccetera, ma dentro il cuore sta facendo lo show, cioè tu non lo vedi. Dice, ah, che bella messa, questo è un santo prete. Che carità, siamo sui preti, tutti quanti santi, no? Però, cioè, anche dire questa cosa è tutto da dimostrare, d'accordo? Sì, se all'osservanza esteriore c'è una grande, come dire, rettitudine di intenzione interiore, quella è una santa messa e quella è un santo prete, ma all'interno non lo possiamo conoscere. Ecco perché Gesù è tassativo nel dire non giudicate, non giudicate, non giudicate, non giudicate. E non giudicate. Quindi io penso che il motivo per cui ha fatto scrivere questa cosa a Luisa sia proprio questo ammonimento per tutti noi. Lasciamo perdere queste questioni, non c'entriamo proprio. A giudicare gli uomini e le donne di Dio ci pensa la Chiesa nei processi di canonizzazione, quando vengono fatti. E quando non ci pensa la Chiesa, ci pensa Domine Dio quando sono morti. Ecco, noi occupiamoci di altro, ecco, che già siamo poco bravi nel giudicare e valutare noi stessi. L'ultimissima cosa, ecco, che possiamo notare, le anime che amavano Gesù, le anime che amano Gesù, che ameranno Gesù durante la sua passione, le teneva nel cuore, immaginiamo la grande consolazione che gli davano, e quelle da lui chiamate, come le anime vittime in maniera forte ad una partecipazione peculiare all'opera della redenzione, io approfondirò questi temi durante il ciclo di catechesi che sto facendo adesso proprio sulla Madonna, sulla corredenzione, no? Perché c'è stata la redenzione di Gesù che è una cosa, la corredenzione della Madonna che è un'altra e la nostra partecipazione alla redenzione che è un'altra cosa ancora. E quindi non è questa la sede opportuna. In ogni caso, queste anime erano ancora più care a Gesù, tenute da lui in tutte le membra come in aiuto e sollievo. Quindi coloro che avrebbero mossi dalla generosità dell'amore, accettato di partecipare alle sofferenze di Gesù, di soffrire un po' per il bene della Chiesa, per la conversione delle anime, per la gloria di Dio, ed anche, concludiamo con questo pensiero del mese di novembre, per il sollievo delle anime del Purgatorio, che anch'esse traggono molti benefici dalle preghiere, dai suffragi e anche dalle offerte delle anime che sono ancora qui giù nella Chiesa militante durante il tempo del pellegrinaggio terreno. Bene, Santa Vergine Maria, ci affidiamo al tuo aiuto e alla tua intercessione per imparare ad agire sempre, come dice il buon Sant'Ignazio, ad maiorem Dei gloriam, per custodire in noi sempre quello che abbiamo ascoltato, la pace, la costanza, la pazienza, e per imparare dal tuo silenzio, ecco, a astenerci dal parlare di ciò che non si può o non si deve, preferendo assai di più, piuttosto che perdere tanto tempo in chiacchiere o in cose inutili, custodire il nostro interiore e procurare quanto prima con il tuo aiuto
di vivere costantemente alla presenza di Gesù, perché nulla di ciò che facciamo vada perduto, sperduto, o addirittura, anziché, ecco, a portare il bene, come abbiamo visto, diventi, che Dio non voglia, generatore di tenebre, di ciò che non è bello. Possano le nostre anime piene di luce spargere luce intorno a sé. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.